Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Il signoraggio. Questo termine che è proibito utilizzare in Italia e che viene sempre abbinato, soprattutto dal dotto, come dire, radical chic, a un altro termine che è quello di complottismo, no? Quindi c'è tutta una corrente di pensiero negazionista sul signoraggio, che è una corrente di pensiero che si pone con grande alterigia e grande prosopopea al di sopra del vile popolino che usa questo termine, perché irretito da ignoranti che a scopi non meglio identificati vanno a raccontare che esista l'aggio del Signore. Allora, proprio perché quindi è vietato parlarne, allora io, visto che qualcuno mi dà la possibilità di farlo, lo faccio e ne parlo. Il signoraggio esiste, mi dispiace dovervi informare di questa cosa, ed esiste non da oggi, ma da tanto tempo, e il termine risale sostanzialmente a una espressione che è l'aggio del Signore, cioè il fatto che la domanda di cui il cittadino si dovrebbe, come dire, porre tutti i giorni è: ma di chi è la moneta? E che cos'è che ha la moneta da valore? Allora, storicamente, nei secoli, fu il Signore che diede valore alla moneta. Quindi il Signore, chi era? Era di volta in volta il re, l'imperatore, il sovrano, colui che metteva, come vi ho raccontato in altri video, la propria effigie sulla moneta. Quindi c'era da una parte la figura del Signore e dall'altra parte c'era invece una figura che rappresentava l'origine del valore, che di solito era un animale. Pensate alle antiche monete greche, romane, ma pensate ancora alle monete metalliche della lira, in cui c'era per esempio l'incudine col martello piuttosto che l'aratro, la spiga di grano, per chi ha un po' di memoria storica di qualche decennio fa. Non vi sto parlando della preistoria. Ebbene, che cos'è il signoraggio? Il signoraggio è la differenza tra il valore della moneta sic et simpliciter, come viene cioè prodotta, quindi il valore, diciamo, del materiale, della materia, e invece il valore nominale che viene dato a quella moneta. Perché? Perché c'è uno che dice che vale quel valore lì. Ecco, questo signore che dice che vale quel valore lì e che crea questa differenza di plusvalore è il Signore. Quindi l'aggio del Signore esiste, e nelle prossime puntate vi spiegherò com'è e come funziona. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.